In tutto il mondo e da tanti secoli, anzi da quando ancora Doyle era vivo, molti sherlockiani amano giocare il cosiddetto grande gioco, che consiste nel considerare Sherlock Holmes una persona realmente esistita e di conseguenza cercare nella storia delle corrispondenze che possano sostenere questo assunto. La nostra ricerca ci ha portato ad indagare quale tra gli Stradivari esistenti e perduti fosse quello appartenente a Sherlock Holmes. Come tutti ben sanno, Sherlock Holmes era un amateur. Per educazione, come era tipico dell'epoca, aveva imparato infatti a suonare il violino e quindi utilizzava la musica anche per pensare nei momenti in cui gli era necessaria la concentrazione per risolvere le sue indagini. Questo grande gioco che tratta Holmes come un personaggio reale è un gioco che ha contagiato in qualche modo anche molti appassionati di musica e anche studiosi della stessa. In particolar modo troviamo Sherlock Holmes inserito tra le figure più importanti degli esecutori e possessori di uno Stradivari di un libro importante, quello di David Schoenbaum. L'interesse di Holmes per gli Stradivari è ulteriormente testimoniato dai suoi gusti musicali. Holmes, infatti, cita due concerti e due concertisti violinisti particolarmente importanti nell'epoca, Vilma Norman Neruda e Desarasate. Vilma Norman Neruda possedeva infatti lo Stradivari che era appartenuto al violinista Ernst e che le era stato donato dall'aristocrazia inglese. L'altro violinista di cui Holmes andò a ascoltare molti concerti fu Pablo de Sarasate. Pablo de Sarasate ebbe due violini Stradivari. Il primo, del 1724, addirittura appartenuto a Paganini. Questo Stradivari nel 1908 lo donò al Conservatorio di Parigi. Il secondo Stradivari è il Boissier del 1713, donato poi dal compositore al Conservatorio di Madrid. Soprannominato il rosso per la sua vernice, lo strumento si racconta sia stato regalato a De Sarasate dalla regina Isabella. In realtà, questa notizia è stata smentita da De Sarasate, che diceva che aveva pagato e comprato i suoi violini col sudore della fronte. Per identificare lo Stradivari di Sherlock Holmes sono stati consultati alcuni cataloghi che riportano la storia e le fotografie degli Stradivari attualmente ancora esistenti, ma anche di quelli perduti. Sono stati contattati venditori e consultati certificati e quindi fissati criteri e presupposti per poter selezionare tutti gli Stradivari che rispondevano a questi criteri. Il primo criterio è il criterio di appartenenza. Holmes acquistò il violino tra il 1878 e 80, per cui sono stati eliminati dalla nostra lista tutti gli Stradivari che presentavano un proprietario tra il 78 e il 1920. Il secondo criterio è stato quello di eliminare anche strumenti di stile amatizzante, cioè del primo periodo di Stradivari, perché essendo Holmes è diventato un esperto di violini, proprio grazie alla ricerca della storia del suo Stradivari, riteniamo che avesse preferito un modello di violino appartenente al periodo più tipico di Stradivari, altrimenti avrebbe cercato un Amati. Sono stati esclusi tutti gli strumenti tre quarti perché Holmes viene descritto come un uomo di una certa altezza e corporatura, quindi non poteva suonare violini così piccoli. E presi in considerazione tutti gli strumenti che hanno avuto un passaggio in Inghilterra attestato, ma con un occhio particolare anche a quelli che invece hanno girato e circolato nella sola Francia, in considerazione delle ascendenze familiari di Holmes. Ed infine, gli ultimi criteri hanno riguardato lo Stradivari nella sua composizione, nelle sue parti. Eliminati tutti quegli Stradivari che hanno manifestato grossi interventi da parte dei figli, quindi anche quelli degli anni 1725-37,
anche se di molti di essi è stata ricostruita ugualmente la storia, che in molti casi ha consentito anche un'esclusione per il criterio di appartenenza o per il criterio geografico, e considerati tutti gli stradivari che ad oggi vengono considerati originali in tutte le parti fondamentali. Sono stati quindi considerati anche gli stradivari che sono andati persi, ricostruendo fin dove è stato possibile la storia, e tra questi è stato trovato il nostro Strad. Vediamo ora quali sono le nostre fonti. Posto che Holmes parla dei violini in molti dei suoi racconti, sia perché va ad ascoltare i concerti, sia perché suona, si parla di violini. Dello Stradivari se ne parla a partire da Card. Quindi è evidente che Holmes all'inizio non possedeva uno Stradivari. Possedeva un violino perché probabilmente, come molti appartenenti al suo stesso ceto sociale, aveva iniziato a studiare il violino. Come molti uomini del periodo del resto, faceva parte del bagaglio culturale che un uomo della medio-alta borghesia doveva possedere. Ci dice che compra il suo Stradivari, anzi lo dice a Watson, che dice che gli ha raccontato questo fatto, non in un negozio dove si potevano comprare violini di alto livello, ma in un'altra zona. Una zona quindi dove ci dovevano essere delle botteghe di secondo ordine. Ma la cosa importante è che lo racconta Watson dicendo quasi di aver fatto un affare, perché ha pagato un violino che allora aveva acquisito un valore di 500 guinee per soli 55 scellini. Ecco che quindi noi dobbiamo indagare come sia possibile che Holmes abbia comprato uno Stradivari per 55 scellini, se ci abbia mentito, se ci ha mentito invece Watson e soprattutto com'è possibile a questo punto che uno Stradivari sia arrivato non da Hillhorn in una casa d'aste, ma in una bottega di secondo ordine. Se non proprio a Tottenham Court, certamente nelle vicinanze, Holmes può aver trovato un pawn shops, un negozio di pegni, dove si trovavano strumenti anche di fascia bassa insieme a merci di ogni tipo. È difficile che arrivassero strumenti di un certo valore perché i liutai dell'epoca cercavano di tenere notizia di tutti i cambi di proprietario che essi subivano per poterli rivendere. Se guardiamo la cartina, vediamo che Tottenham Court, indicata dai due segnaposti verdi, è una strada abitata dalla working class, che è indicata dal colore rosso, rosso scuro e rosso più chiaro, ma è circondata comunque da zone grigie, zone in cui era possibile, per esempio in Fitzroy Square, trovare comunque popolazioni di fascia più bassa e quindi la possibilità di pawn shop. Ora, è impossibile pensare che Holmes abbia acquistato uno strumento rubato, non era certamente da lui, però dobbiamo capire perché abbia acquistato uno Stradivari e per così poco. In ben altre zone di Londra si trovavano invece le botteghe come quella degli Hill, che avranno una parte importante nella nostra storia, che vendevano strumenti e si occupavano della compravendita appunto di strumenti di un certo livello, quali Stradivari, Amati, Guarneri, li restauravano, ne tracciavano la storia e cercavano di farli comprare. A questo punto ci chiediamo quali Stradivari potevano circolare invece in negozi diversi come i pawn shop. Vediamo ora che cosa erano i pawn shop. Erano dei negozi di pegno che in un periodo antecedente all'accesso al credito consentivano di impegnare merci diverse e di approvvigionarsi di merci di ogni tipo. Il pegno era comunque uno stile di vita diffuso ad ogni livello sociale e i prestatori di solito ottenevano il loro guadagno dagli interessi.
Nonostante tutto, questi pledgers erano molto controllati dalla polizia, dovevano comunque rilasciare una ricevuta e dovevano tenere una ricevuta del ben impegnato. Con l'ultima legislazione che li ha regolamentati, non potevano entrare in possesso del bene che avevano, che non era stato riscattato, ma dovevano aspettare addirittura un anno e una settimana, e allora, se i beni erano stati valutati meno di 10 scellini, potevano conservarli. In caso contrario, dovevano essere venduti all'asta pubblica e quindi beni di un certo valore, comunque oltre una certa cifra, potevano comunque poi anche essere ricomprati, e quindi circolare normalmente. Andiamo a guardare le fonti antiche, Hill fra tutte, ma anche Paul Davidson del 1871, ci accorgiamo che inizialmente erano gli amati gli strumenti maggiormente richiesti e gli Stradivari avevano prezzi più contenuti. Soltanto a partire dal 1870 si diffuse la moda per gli Stradivari, per cui per comprarne uno, a seconda delle sue condizioni o dell'anno di fabbricazione, si potevano pagare tra le 600 e le 1200 sterline. Pertanto Holmes non sbaglia nel valutare 500 guinee il suo strumento. Che tipo di strumento si trovava in un pawn shop? Certamente una copia e forse qualche violino autentico che era stato impegnato o venduto perché ritenuto copia di uno strumento pregevole. Pochi gli strumenti rubati. Per in quanto alle copie, esistevano copie perché consentivano di avere a buon mercato strumenti di media fattura, dal momento che in Inghilterra, così come negli altri paesi, i copisti non erano altro che gli liutai che avevano familiarità con uno strumento antico e che lo avevano preso a modello per il proprio lavoro. Quindi ci furono contraffazioni, cioè di copie vendute perché fossero ritenute Stradivari, ma per lo più circolavano copie legalizzate di Stradivari. La nostra indagine ha quindi inizio e dimostrerà che Holmes acquistò un autentico e vero Stradivari, storicamente esistito, ma arrivato nel pawn shop perché scambiato per una copia. Cercando nella monografia di Hill, troviamo l'indicazione riguardante questi tre violini apparentemente. La prima del 1805, un violino senza data, venduto da Betts a Salomon per 65 guinee e rivenduto poi in un'asta di Phillips per 95 e comprato da Hunter. La seconda, un violino appartenente a Sir Patrick Blake, rivenduto all'asta di Phillips nel marzo del 1819 e comprato da Holford. Quindi un altro esemplare di un periodo ancora più antico, appartenuto a Salomon il musicista, venduto per 40 guinee, dice che ora è in possesso del dottor Hague di Cambridge. E quindi parla di Salomon che, morto nel 1815, aveva lasciato il suo Stradivari, che un tempo era appartenuto a Franz Lamotte, a Sir Patrick Blake. Salomon è stato un musicista tedesco emigrato in Inghilterra, che ha avuto il grande merito di aver portato in Inghilterra addirittura Haydn, in un momento in cui l'Inghilterra era povera di musicisti e talenti propri. Salomon era stato al servizio del re di Prussia e dopo un tour di concerti si era stabilito in Inghilterra diventando prima a Spalla e poi direttore del Covent Garden. Nel 1786, tra i fondatori della Philharmonic Society, diede vita a una serie di concerti nella Hanover Room. Approfittando della morte del principe Esterhazy, che era il mecenate di Haydn, decise di raggiungere il musicista a Vienna e di portarlo in Inghilterra. Con un contratto già pronto alla mano, con il quale si impegnava a pagare in anticipo la commissione di 6 sinfonie più altre 6, un oratorio e diversi concerti, Salomon riuscì per 2 volte a portare Haydn a Londra e la visita del compositore diede un enorme impulso alla vita musicale dell'epoca. Durante questi viaggi troviamo nel diario di Haydn che soggiornò per alcuni giorni a poche miglia da Londra, proprio all'Hangham Hall, la casa
di Sir Patrick Blake. Sir Patrick Blake era figlio di Sir Patrick Blake ed Annabel Bambury ed era nato a Bury St. Edmund. Da suo padre ereditò i titoli, i possedimenti, il maniero di Langham Hall, ancora esistente, ma anche i debiti, a causa dei quali nel 1805 fu costretto proprio alla vendita del castello. Per tutto il Settecento e fino alla metà dell'Ottocento, l'organizzazione dei concerti era demandata alla generosità del ceto medio-alto, che attraverso le sottoscrizioni consentiva di raccogliere il denaro necessario al pagamento delle spese organizzative. Pertanto non meraviglia che Salomon possa aver fatto un lascito tanto importante proprio a Sir Patrick Blake, che era un collezionista, un violinista lui stesso, un protettore e finanziatore della musica del tempo. Stando quindi alla nota di Hill, Salomon sembra aver posseduto diversi Stradivari, uno acquistato nel 1805, rivenduto nel 1810 e l'altro tra i due di minor valore, di cui si parla per l'asta del 1819 e che si specifica essere stato lasciato in eredità a Sir Patrick Blake. Questo strumento era appartenuto al violinista francese Lamotte, bambino prodigio ai tempi di Mozart, e imprenditore, anche lui organizzatore di concerti, ricordato per il suo suono dolce ma potente come uno dei migliori solisti presenti a Vienna nel periodo. L'asta di Phillips a Londra è pubblicizzata da diversi articoli sui giornali dell'epoca che parlano dell'asta dell'intera collezione Blake, costituita da Stradivari e diversi amati. Ora non ci sono notizie certe di chi abbia comprato il violino formerly Lamotte che viene donato da Salomon. Hill ci dice semplicemente che successivamente passò nella possessione del dottor Ague di Cambridge. Seguiamo per prima cosa le tracce riguardanti questo dottor Ague di Cambridge. Vissuto tra il 1794 e morto nel 1821, è stato alunno pare di Salomon e figura di rilievo per l'università. Tuttavia, non ci sono altre notizie, testamenti, articoli su giornali o altro che leghino con certezza lui o i membri della sua famiglia allo Stradivari. Non esistono connessioni neanche tra le figlie di Ague e lo Stradivari. Harriet morì molto giovane nel 16, Sophie nel 69. Avrebbe potuto avere lo Stradivari e rivenderlo. In realtà, così non è stato, dal momento che si mantenne facendo lezioni di musica e di portamento e buone maniere per le ragazze e le giovani rampolle delle famiglie aristocratiche. Viene poi messo in vendita un violino appartenuto ad Ague nel 1856 e non è uno Stradivari, è un Francisco Giuliano, acquistato da Ashley e poi addirittura arrivato nelle Indie orientali nelle varie vendite, fino a ritornare attraverso sempre la vendita ad Ashley in Inghilterra, ma rimanere poi invenduto nel 1899. È evidente che il nostro violino Stradivari dal 1819 in poi cade in un vero e proprio buco nero. La monografia di Hill, che per lo più è particolareggiata e ricca quando segue la storia di alcuni Stradivari, nel nostro caso, come anche di altri Stradivari, è invece molto schematica e relega le notizie alla sezione che riguarda la compravendita di questi strumenti. La schematicità, soprattutto per le transazioni antecedenti all'anno di pubblicazione, fa pensare che Hill abbia seguito delle fonti manoscritte non sempre concordi e soprattutto non sempre precise, ma da interpretare. Grazie all'intervento del maestro liutaio Carlo Chiesa abbiamo avuto notizia di queste fonti, consistenti in quaderni di appunti, e al tempo stesso recuperato il testamento olografo di Salomon.
Questo quaderno, che è la nostra prima fonte ritrovata, è un quaderno di primo 800 ancora di proprietà degli Archivi Hill. Ci parla di due violini Stradivari, precedentemente di Salomon, venduti all'asta nel 1819. Di questi Stradivari si dà anche una descrizione sommaria, di cui uno si dice che è stato venduto per 40 sterline e aveva il fondo ad un pezzo. La nota manoscritta, che però non è pubblicabile, è poco leggibile riguardo al nome del proprietario post vendita. Parla di Hines, Hayes e Hunter, non di Ague. Ague invece è quello che ha interpretato Hill quando ha trascritto questa fonte. Di Hines non è stato trovato nulla. Esiste invece una famiglia Hayes, vicine tra l'altro a Salomon, ma senza alcuna connessione con i violini e con gli Stradivari. Esiste invece una Mrs. Hunter, amica di Haydn, un Mr. Hunter che potrebbe essere anche il compratore del violino di Salomon venduto nel 1810, che era un collezionista, la cui data di morte è fissata al 1871. Ma è evidente che qui c'è stata una grande confusione nell'interpretazione. La seconda fonte, che vedete in questa diapositiva, è attribuita proprio al liutaio John Betts, tra i primi a portare in Inghilterra gli Stradivari. In questa seconda nota, praticamente, si parla di un violino rosso sangue, sul quale sono stati fatti interventi sulle F proprio da Betts più volte e da lui più volte rivenduto. Questo violino viene chiamato la Mott Salomon Dr. Hewitt. I nomi che troviamo in questa nota, Betts, Furtado, Champion, Hunter, vanno letti in questo senso. Il violino viene venduto da Betts a Furtado, torna a Betts e viene venduto a Glennie, un collezionista dell'epoca, e successivamente nel 1805 a Salomon, che lo paga 65 sterline. Il violino, dopo un passaggio a tale Mr. Champion, collezionista del tempo e contemporaneo, viene venduto nel 1810 e sempre tramite Phillips ad Hunter ed in seguito a Mrs. Pemberton, che lo passa a suo genero. Questa nota, secondo gli esperti Chiesa e Dilworth, è attribuibile ad un unico violino che qui Betts chiama la Mott Salomon Dewitt Hewitt, che poi viene descritto nei vari passaggi, anche se poi la Mott, il nome di la Mott non compare più nei proprietari. Siamo quindi di fronte a una serie di notizie contraddittorie e difficili da far quadrare. Hill che ci parla di tre strumenti in sostanza: Betts, Salomon, Hunter, Blake, Holford. Salomon Blake Ague, che è il nostro Stradivari, che dovrebbe essere quello, del testamento. I quaderni ci parlano di due Stradivari venduti all'asta, ma noi sappiamo che fu venduto all'asta nel 19 un solo Stradivari, quello del testamento. Allora, quale è lo Stradivari appartenente alla Mott e presente nel testamento di Salomon? Secondo gli studiosi Carlo Chiesa e John Dilworth, in realtà i violini non sono tre, sono sempre e comunque due. Innanzitutto il violino di cui parla la nota di Betts, quello con tanti proprietari appunto, e che indichiamo col nome di Betts Salomon Hunter, è in realtà lo stesso violino che Hill chiama Blake Holford. Quindi quel violino che è stato poi venduto all'asta come Blake Holford. Questo Stradivari quindi sarebbe comunque arrivato in possesso di Blake e quindi probabilmente dopo gli ultimi proprietari indicati da Betts, per poi essere venduto ad Holford per 85 guinee. Secondo Dilworth, questo Stradivari sarebbe da identificarsi con lo Stradivari Daniel, un violino di stile amatizzante del 1684 e che nel 1892 venne venduto attraverso altre aste ad altri proprietari diversi da Holmes. A questo punto, di tutti questi violini attribuiti anche tutti alla Mott, il violino
di Holmes è solo e soltanto lo Stradivari posseduti da Salomon al momento della morte e lasciato a Blake tramite il testamento aulografo, violino le cui notizie finiscono con quelle dell'asta del 1819. Per quanto riguarda l'attribuzione alla Mott, è probabile che Salomon, in buona fede, ritenesse di possedere lo strumento che a suo tempo era stato di La Mott. Non sappiamo se questo fosse veramente così, perché a volte le ascendenze erano delle semplici attribuzioni. In ogni caso, Salomon era convinto in buona fede di aver posseduto lo strumento di La Mott, quindi Salomon, Blake, La Mott. Lo diamo per scontato. E pur conoscendo le varie note e i quaderni, dà credito al solo testamento, indicando come appartenente alla Mott il violino, il solo violino che Salomon aveva al momento di morire. Quando però si trova di fronte a tutti i proprietari e alle diverse note, che cosa fa? Interpreta come tre violini. Ma soprattutto questo dottor Ague, lui lo riprende probabilmente da una connessione che deriva dall'incapacità di attribuire un senso a questo dottor Hewitt. Poiché il dottor Hewitt evidentemente non corrispondeva a nessuno delle persone che nell'ambito del violino erano conosciute, facilita, semplifica e attribuisce il dottore all'unico dottore che poteva aver avuto rapporti con Salomon, che era appunto Ague. Tra tutti questi strumenti, un breve riassunto è necessario. È quindi evidente che Salomon ha avuto e posseduto comunque diversi Stradivari, ma quando è morto ne aveva uno ed uno solo. Nel 1819, in quell'asta, in seguita alla morte di Sir Patrick Blake, ne viene venduto uno solo. Betts conosceva la storia di uno degli Stradivari ex Salomon, che quindi chiama La Motte. Non sappiamo se fosse effettivamente di La Motte o se non fosse di La Motte. Non sappiamo neanche chi sia questo Hewitt, di cui parla come ultimo proprietario, ma potrebbe essersi confuso lui con Age, Aines, Aies, o potrebbe invece essere stata una confusione di un altro. Anche gli Hill a loro volta si sono confusi, hanno fatto confusione, perché hanno pensato a tre violini diversi. Quello che ai fini della nostra indagine è importante è che lo Stradivari appartenuto a Salomon abbia avuto un passaggio nella collezione di Patrick Blake, perché tra coloro che beneficiarono della protezione ci fu anche il liutaio George Craske. George Craske rappresenta il punto di congiunzione tra lo Stradivari Salomon Blake e il mondo delle copie. Ebbe infatti come protettore proprio Sir Patrick Blake e sappiamo dalle diverse notizie che vengono da Lestrade degli anni di fine 800 e Meredith British Violin Makers del 1904 che trovò in Blake un vero e proprio protettore. Non solo, fu colui che grazie alla sua collezione consentì a Craske di sviluppare un proprio stile, che gli consentì infatti di copiare Amati e gli Stradivari facendo proprio le misurazioni su quelli che erano in possesso di Sir Patrick Blake. La figura di Craske è una figura abbastanza controversa, un personaggio pieno di idiosincrasie. Innanzitutto, dopo aver avuto contatti con Blake, che lo aiutò a inserirsi nei circoli musicali anche di Bath, qui conobbe la famiglia Loder e quindi ispirò il suo lavoro non soltanto allo Stradivari appartenuto a Salomon Blake, ma anche allo Stradivari che apparteneva alla famiglia Loder, che si diceva fosse stato regalato alla famiglia addirittura da Paganini.
Questo Stradivari, tuttavia, è un modello che non viene ritenuto particolarmente pregiato già dagli ILS per gli interventi particolarmente evidenti sullo strumento da parte di Francesco Stradivari, figlio di Antonio. E sembra essere appartenuto all'oder che lo avrebbe acquistato o avuto da Paganini in occasione del suo soggiorno a Bath. Però anche di questo è difficile avere una certezza, perché tanti sono gli strumenti che vengono attribuiti al genovese dal momento che, parallelamente alla carriera di concertista, si dedicò proficuamente al mercato degli strumenti antichi, come anche Viotti prima di lui. Questo strumento quindi è stato il secondo modello a cui le copie di Kraske si sono rifatte. Kraske si è poi spostato negli anni, si è stabilito a Birmingham, dove tra l'altro nel 1831 si racconta abbia avuto rapporti proprio con Paganini, che gli avrebbe affidato la riparazione del cannone, della quale pare non sia stato particolarmente soddisfatto. E poi successivamente a Salford, a Stockport, e alla fine i suoi violini vennero acquistati da un suo amico che decise di venderli agli Hill. Ora, le copie di Kraske sono degli strumenti, delle copie oneste, a detta delle fonti antiche, che avrebbero potuto ingannare soltanto qualcuno che aveva poca dimestichezza. Erano delle copie particolarmente adatte come strumenti da orchestra, più che per i violinisti solisti, perché il loro buon suono era abbastanza lontano dalla morbidezza e dolcezza degli originali che aveva preso come modello. E appunto alla sua morte questi strumenti, grazie all'intervento dell'amico Crompton, furono acquistati da Lille, che gli inserirono dentro una nuova targhetta e quindi entrarono a vennero etichettati e venduti appunto come strumenti di casa Hill, fatti. Le copie di Kraske all'inizio del Novecento venivano vendute con quotazioni oscillanti tra le 3 e le 8 sterline, quindi non tanto lontane rispetto a quanto, o a quanto Holmes paga la sua presunta copia. Una copia Stradivari poteva effettivamente essere scambiata per uno Stradivari autentico solo da persone veramente inesperte, ma il contrario invece è molto più semplice. Proprio perché gli Stradivari non erano così tanti, anche allora non ne circolavano tantissimi. Quindi un vero Stradivari che magari poteva aver subito delle piccole riparazioni, soprattutto quali il cambio e il riposizionamento del riccio, che è uno degli interventi maggiormente fatti sugli Stradivari che ancora oggi non possiedono un riccio autentico. Uno Stradivari magari non in perfette condizioni, ma soprattutto uno Stradivari fuori dal suo contesto, è più facile che fosse scambiato per una copia. È più facile di quanto una copia non possa essere scambiata per uno Stradivari. E quindi abbiamo anche delle testimonianze storiche in questo senso di due Stradivari. Il Jack dei Painter e lo Stradivari di Betz, trovato da Betz, cioè due Stradivari reali, veri, che sono stati pare autenticati e che però erano stati venduti e portati in queste botteghe di liuteria per essere venduti come semplici copie. Quindi questo ci dice che era possibile. Com'era quindi lo Stradivari Salomon Blake, cioè lo Stradivari di Holmes? Si studia questo Stradivari studiando proprio le copie di Kraske che sono state fatte prendendo le misurazioni e prendendo come modello questo Stradivari. La nostra fortuna è che Kraske abbia preso come modelli due Stradivari di periodi diversi e quindi particolarmente diversi tra di loro, per cui è facile innanzitutto capire quali siano le copie del Salomon e quali quelle dell'Oder. Dall'analisi delle copie di Kraske è possibile ricavare le misurazioni e le misurazioni delle sue copie ci dicono che le proporzioni e le misure facevano assomigliare il Salomon, cioè lo Stradivari a cui si rifà Kraske,
allo Stradivari Baron Knupp del 1698. I due strumenti, infatti, sono molto simili nelle misure. Se guardiamo le figure, soltanto il riccio è ben lontano dalla perfezione di quello dello Stradivari, il che evidenzia che Craske non amava intagliare questa parte dello strumento, tant'è che alla fine preferì ricorrere a ricci fatti da altri. Le copie di Craske rivelano un uso del legno tipico della moda a lui contemporanea. Cioè segue la moda del tempo, quindi in qualche modo le sue copie sono diverse certamente per quanto riguarda il legno dallo Stradivari, però noi non dimentichiamo che questo Stradivari arriva nel pawn shop e presenta comunque dei segni di restauro, presenta comunque degli aggiustamenti, delle piccole modifiche che certamente Craske aveva avuto modo di apportare per tenerlo e per non farlo rovinare nel periodo in cui aveva avuto modo di studiarlo e di essere quindi a servizio di Sir Patrick Blake. Gli Stradivari, come tutti sanno, posseggono di solito una targhetta. Tuttavia, le targhette degli Stradivari fin in antico sono state spesso staccate, messe su altri strumenti, alterate nell'anno di produzione, falsificate, ne è stato fatto un commercio. Quindi, per uno Stradivari, possedere una targhetta non è sempre un criterio di autenticità. Possiamo ipotizzare che il nostro Salomon Blake, quando arriva nel pawn shop, possedesse una sua targhetta, sebbene questa non fosse una garanzia di autenticità, e presentasse magari a matita l'indicazione riparato da Craske. Può anche darsi che questo Stradivari non avesse la sua targhetta originale e che sia stato Holmes poi a capire che, nonostante presentasse all'interno a matita riparato da Craske, era in realtà uno strumento originale. Ma noi preferiamo pensare che Craske, finché ha avuto la possibilità di vedere, misurare e prendere a modello questo strumento, lo abbia anche tenuto il più possibile vicino all'originale e che si sia limitato a fare i cambiamenti e le riparazioni che venivano fatte normalmente sugli Stradivari. Per esempio, di alcune modifiche, per poter essere anche a volte suonate, erano quelle che riguardavano il cambio del riccio. Nessuno Stradivari, quasi nessuno, presenta il riccio originale. Se aggiungiamo segni di usura e riparazioni che spesso le copie più recenti subivano accanto a processi di antichizzazione, capiamo bene che un semplice pledger possa aver pensato di trovarsi di fronte a una delle tante copie del vecchio Craske. Dello Stradivari Salomon Blake, quindi, deve essersi persa memoria della sua autenticità e per questo è bastato che il proprietario, colui che eventualmente l'avesse acquistato da quell'asta, semplicemente non l'avesse reso noto in famiglia. In ogni caso, questo è possibile vista l'assoluta mancanza di notizie posteriori a quell'asta. Per cui, successivamente, tra i lasciti e i ritrovamenti, questo strumento ritenuto non autentico è arrivato come un oggetto da impegnare, da vendere o di cui disfarsi a Tottenham Court. Holmes si sarà accorto di aver acquistato uno Stradivari? Questo non è verosimile. La correttezza etica che lo caratterizza non gli avrebbe certo permesso di rendersi conto di avere di fronte uno strumento autentico e accettare di pagarlo alla stregua di una copia. Però è vero che Holmes si definisce un esperto di alto livello, capace di distinguere amati e Stradivari. La questione è solo apparentemente contraddittoria. Presumiamo che Holmes sia venuto in possesso dello Stradivari tra 1878-80, quando si è trasferito a Baker Street. È un giovane da poco uscito dall'università e ha avuto un'educazione, come molti appartenenti alla sua classe sociale, corredata dallo studio del violino. È quindi difficile pensare che già avesse avuto tempo e modo di acquisire le competenze necessarie per essere un esperto di questi strumenti. Non sappiamo come mai fosse capitato nella bottega, se per un'indagine o forse più verosimilmente perché alla ricerca più prosaica di uno strumento migliore di quello che magari aveva e che quindi, considerate le sue finanze, lo avrà spinto a cercare, come molti londinesi dell'epoca, qualche buon affare in negozi di secondo ordine. Deve essere stato colpito immediatamente dalla bellezza e dall'armoniosità di questo strumento,
troppo bello forse per essere venduto in un'asta pubblica o magari arrivato da un'asta pubblica e ricomprato. In ogni caso, prima di acquistarlo, lo avrà provato, suonato, guardato a lungo, avrà considerato la buona fattura e forse il legno, che già a prima vista poteva non sembrare aver subito processi di antichizzazione, ma essere realmente antico. È stata comunque una vendita legale, il violino era perfettamente cedibile, o perché valutato solo 10 scellini in acquisto inizialmente e dopo un anno non era stato riscattato, o più probabilmente perché prima di arrivare era passato appunto ad un'asta pubblica e poi acquistato da questo pledger, da questo negozio dove si trovava. È proprio per saperne di più su questo strumento che Holmes comincia ad acquisire le competenze che lo renderanno un vero e proprio esperto, magari frequentando sotto copertura botteghe di liutai famosi e meno famosi, lavorando accanto a loro, andando ai concerti, ad esposizioni, avendo accesso alle collezioni dell'epoca. Il suo scopo era quello di acquisire il più alto bagaglio possibile di exempla da vedere, studiare e provare. D'altra parte, aveva tutte le capacità per poter diventare un buon esperto, l'orecchio, un occhio attento e la buona memoria. E Watson ce lo dipinge come spesso preso a trarre dal suo violino suoni non sempre a lui comprensibili. Lentamente in Holmes si sarà insinuato il sospetto di trovarsi di fronte non a una copia, ma a un vero Stradivari. Le sue competenze di chimica gli avranno consentito di ripulire la vernice. Quelle recenti e crescenti liuterie lo avranno fatto insospettire sulla cassa armonica, la qualità del legno, la perfezione delle proporzioni e l'analisi dell'interno. Soprattutto avrà scoperto che forse il nome Kraske all'interno potesse riferirsi ad una riporezione. Prima del 1888 Holmes riesce a ricostruire la storia di questo violino. Tramite Phillips, infatti, preso in Bond Street, può risalire alla vendita, ma non al compratore né al proprietario successivo. Violino alla mano, si sarà messo sulle tracce del vecchio Kraske, a Stockport o a Bath, e sarà stato proprio Kraske, guardando il Salomon Blake, a dargli la conferma di aver acquistato non una sua copia, ma l'autentico Salomon Blake. E da questo punto siamo sicuri che avrà intrattenuto Holmes anche con alcuni interessanti aneddoti sulla vita di Bath. Venuto a conoscenza dell'asta, Holmes torna a Londra negli uffici di Phillips, ma non riesce a trarre alcuna informazione consultando gli archivi, visto che nei registri delle prime aste acquirenti o mediatori erano comunque spesso e volentieri indicate con le sole consonanti del cognome. Ecco che sarà stato lo stesso Phillips a esortare Holmes a cercare la documentazione nei vecchi liutai, negli archivi dei vecchi liutai, magari anche nei mercatini delle pulci. E quindi Holmes avrà esteso la sua ricerca a soffitte, botteghe, solai, alla ricerca dei preziosi quaderni e delle note di John Betts, la cui bottega era stata definitivamente chiusa nel 1867. Holmes quindi capisce di trovarsi di fronte a due violini ex Salomon, uno dal fondo a un pezzo e un secondo il fondo a due. Ma quelle notizie che a noi sembrano contraddittorie e difficili da far quadrare sui violini di Salomon, per Holmes saranno state più semplici da interpretare. Gli sarà bastato girare il violino e confrontare quelle note con le caratteristiche del suo strumento e del fondo del suo strumento. La sua ricerca si sarà fermata solo quando avrà capito che poteva considerarsi il legittimo proprietario dello Stradivari. Tra il 1879 e il 1898 si diffonde la voce che lo Stradivari Salomon sarebbe stato lo Stradivari appartenuto a Corelli, una voce diffusasi dopo la morte di Salomon ed evidentemente in ambienti in cui il testamento di questi non era conosciuto. Si legge nel Grove, nel dizionario, e si legge anche in diversi articoli del Destrade, in cui la gente spesso scriveva per avere notizie della fine che avesse fatto questo Stradivari.
Difficile dire se a tali richieste o più tardi ci sia stata una risposta anche di Sherlock Holmes, anche sotto uno pseudonimo, perché purtroppo i numeri successivi al d'Estrade in cui si vengono fatte queste domande sono mal rilegati e senza pagine. Certamente nella corposa monografia di Hill non c'è traccia né del nome di Corelli né del nome del detective in relazione al violino. Quindi anche Holmes non ha voluto attribuirsi comunque la proprietà dello strumento e neanche si è premurato di correggere il pregiudizio secondo cui il violino di Salomon sarebbe appartenuto a Corelli piuttosto che alla Motte. Holmes racconta a Watson dell'affare concluso a Tottenham Court, probabilmente chiedendogli di mantenere il riservo, e così è stato almeno sino al 1893. Holmes chiede a Watson di mantenere il riservo. Vedremo successivamente le motivazioni. Tra il 1891 e il 94 Holmes è ufficialmente morto. Sono gli anni dello iato. Watson, tuttavia, decide di scrivere dei Carbox e non riesce a trattenersi dal fare un piccolo accenno allo Stradivari. Forse con il segreto proposito di raccontare meglio la storia di questa indagine privata in un altro racconto. In ogni caso, il discorso sul violino è seguito dal racconto di aneddoti che riguardano Paganini. E proprio per questo motivo noi possiamo parlare di un piccolo tradimento di Watson. Non è improbabile che, oltre alla storia del violino, Holmes abbia raccontato a Watson gli aneddoti che Kraske gli aveva raccontato, ossia ciò che gli aveva riferito degli anni di Bath con i Loder e soprattutto dell'incontro con il violinista Paganini. Di storie su Paganini ne circolavano certamente tantissime, ma quella che in passato catalizzò l'interesse dell'opinione pubblica e soprattutto l'interesse anche dello stesso Watson fu lo scandalo seguito al tour inglese del concertista. Paganini, tra il 1831 e il 1834, iniziò infatti una relazione con la giovanissima Charlotte Watson, una soprano, figlia del suo impresario e pianista, che si chiamava per l'appunto John Watson. Charlotte e Paganini programmarono di fuggire insieme in Inghilterra. Si sarebbero incontrati in momenti diversi per non dare nell'occhio e prendere la nave. Ma Watson, padre, temendo che le nozze con Paganini avrebbero fatto perdere i guadagni provenienti dall'esibizione della figlia, sventò il piano facendosi trovare sul luogo dell'appuntamento con la polizia. Una vicenda torbida che rimbalzò su tutti i giornali, ingigantita al punto da costringere Paganini a difendersi da accuse di plagio e circonvenzione. Al contrario, considerata la situazione familiare della ragazza, il suo intento era stato invece quello di garantirle un futuro e la sicurezza che il padre, invece, con i suoi affari non sempre felici, aveva minato. In effetti era stato proprio Paganini a pagare i debiti e a pagare la cauzione di John Watson quando era stato arrestato per gli stessi, rinsaldando così la situazione finanziaria della famiglia. Charlotte continuò a scrivere a Nicolò per un periodo di tempo, facendo progetti con lui. Paganini, la cui buona fede nella vicenda sembra assolutamente innegabile, non venne mai meno all'idea di attraversare l'Atlantico con il figlio Achille, tanto da incaricare un'agenzia di acquistare per lui i biglietti, ma la sua salute peggiorò velocemente. La connessione tra i Loder e il Watson è abbastanza semplice. Edward Loder, giovane rampollo della famiglia di Bath, conobbe la sorella maggiore di Charlotte e la sposò nel 1831 senza l'approvazione del padre. Anche il loro matrimonio fu un matrimonio veramente poco felice, seguito da una separazione. Edward si trasferì a Londra, Elizabeth rimase prima a Bath e poi seguì fratello, sorelle e padre in America. Tanto che il Morning Chronicle di Filadelfia parla dell'arrivo di una dozzina di Watson da Bath. Edward successivamente sposò Alice Forster. Ecco quindi che per il biografo di Holmes ce n'era di che raccontare: l'indagine su uno Stradivari, il
il mistero che porta Holmes a rintracciare i manoscritti segreti, l'incontro con Kraske che gli svela il retroscena della vita di Bat e la vita e la storia più torbida che aveva coinvolto Paganini e, guarda un po', un afro John Wilson. L'uscita di Card nel 1893 non rimane priva di conseguenze. Hill sta infatti preparando la monografia sugli Stradivari. Leggere che Holmes possiede uno Stradivari di cui non sa nulla, almeno apparentemente avrà insospettito Hill. Di quale violino si trattava? Riguardo lo Stradivari di Salomon, come molti, il grande esperto sapeva che era stato lasciato a Blake e forse dell'asta. Ma nient'altro, considerando anche che Holmes teneva ancora nelle sue mani i preziosi quaderni trovati negli armadi polverosi delle vecchie botteghe dismesse. Determinato a trovare notizie dello Stradivari di Holmes, Hill si sarà rivolto prima a Watson e poi a Mycroft, che sospettiamo essere stato il fedele custode dei beni più preziosi del nostro negli anni dello iato: i quaderni, il violino, la foto di Irene Adler. E forse fu proprio Mycroft a convincere Hill al silenzio. Holmes era morto, non era il momento di tornare a parlare di lui. Una cosa era raccontare le sue passate avventure sullo Strand. Il silenzio dietro al quale si trincera Holmes rende sospettosi non meno del fatto che abbia detto a Watson di aver pagato lo Stradivari 55 scellini. Perché Holmes, appurato che il violino era uno Stradivari, non ha parlato? Ora, la difficoltà maggiore incontrata in questa indagine è stata quella di trovare notizie certe dei passaggi di proprietà degli Stradivari. Oggi come allora, pubblicizzare il possesso di uno strumento antico poteva essere un mezzo per aumentare il seguito per i concertisti, insomma per farsi pubblicità, ma non certo per persone comuni. Holmes non sfugge alla logica di voler mantenere il riservo su alcuni fatti della sua vita privata, se non altro per continuare a suonare e godersi il suo Stradivari in pace. Però perché non rivolgersi agli Hill pregandoli di mantenere lo stesso riservo chiesto a Watson? Oltre alla prosaica necessità dell'uomo Holmes di godersi lo Stradivari in pace, entra in gioco anche il suo doppio statuto. L'ambiguità dell'Holmes esistito e dell'Holmes raccontato ed entrato nell'immaginario. Se si fosse rivolto agli Hill, se gli Hill avessero indicato il nome di Holmes tra i possessori dello Stradivari, questo avrebbe comportato darne un'attestazione incontrovertibile di realtà. Holmes avrebbe definitivamente rinunciato al suo essere a metà tra fantasia e realtà. Lo Stradivari, Lamotte, Salomon, Blake, Holmes non è arrivato sino a noi, non è in mano a musicisti famosi, non ci costringe a trovare una spiegazione plausibile per cui Holmes se ne possa essere separato. Per noi, per cui il grande gioco è reale, Holmes si trova ancora da qualche parte nel mondo, magari sotto uno pseudonimo e intento a suonare il suo splendido Stradivari. Il suo silenzio ci ha consentito di conservare intatto il doppio statuto di personaggio e persona, essere letterario e reale. Concludiamo questa indagine con le parole dello stesso Holmes, prese da una lettera da lui scritta recentemente alla redazione della stampa italiana.